Trasformato la giornata del sabato, che è un preallestimento, alla fine una giornata di doveretto, più sfogatoio per provare la pista, provare il giretto nel bosco. E abbiamo quest'anno una novità, questa notturna, che facciamo solo, diciamo, in un gruppetto di pochi selezionati. E tempo fantastico, estate piena, luna piena, quindi anche il faro è superfluo. E vediamo come andrà questo giretto nel bosco. Ci attende il falò, ci attendono le birre quando torniamo, quindi la testa c'è, la miglior vigilia che ci può essere. Allora, il Magranna praticamente nacque qualche anno fa, nel 2016, come una passeggiata all'avventura con qualche amico, e poi si finiva con pane e salame, insomma, e qualche, diciamo, birra. Poi da cosa nasce cosa, e l'evento ha cominciato a svilupparsi sempre di più. Domani ci aspetta una giornata bomba, davvero bomba, con prove di abilità su fettucciato, cinquantini, i mitici sprint race, poi ci sarà anche una scuola di enduro cross dedicato ai bambini e neofiti. Ciao da Fantarobi! Allora, qua Madran continua, lo vedete dal suo berretto? Come vedete porta il numero 50. Perché secondo voi? Perché è la mia data di nascita, quindi stiamo sulle soglie dei 70 anni. Portati, credo, al... Allora ragazzi, mano sinistra sul casco, mano sinistra sul casco, quando abbassa la bandiera potete prendere in mano la attenzione e partire. Perché abbiamo chiamato loro, perché su questo sono davvero degli esperti. Poi domani ci saranno anche altri a potenziare, perché domani con 24 gradi ci aspettiamo davvero una visita massiccia di persone. Quindi vediamo, incrociamo le dita, in bocca al lupo. E noi ci siamo, da Fantarobi, Giancarlo, qua Giancarlo che ti fianco me.
avanti così il suo amico, noi ci ringraziamo davvero anche noi, perché ci vogliono le persone come te che servono effettivamente in questo tipo di eventi. Grazie a tutti, un bellissimo evento, spero che si ripeta e farà sempre più forte. Questi sono americanati, noi siamo dei coglioni. Perché non sono peggio gli americani, soprattutto qui nel sud Italia. Ma io ti continuo a guardare, va bene? Raccontaci un po' di questa moto. È un desiderio che avevo da quando ero giovane, c'era ancora la Lida, quindi immaginate un po'. L'ho vissuta anch'io, eh! E mi sono tolto lo sfizio, me la sono regalata quest'anno per i 50 anni, e quindi iniziamo questa nuova avventura a 50 anni. Ricercata per il brand, ricercata per le caratteristiche, il design, per cosa? Mi piaceva quando ero piccolo, sono quelle cose che ti colpiscono, e io ho comprato sia la macchina, che la mia prima macchina, che la mia prima moto, perché mi piacciono. Non sono un esperto, è la prima volta che vado in moto su uno sterrato e la mia prima esperienza è stata fantastica, poi all'interno della foresta, bellissima, un'esperienza indimenticabile anche perché è battesimo. Cala il sipario su questo Mad Run 2019. Io devo ammettere che è stata un'esperienza favolosa. Immaginavo a centinaia di chilometri di distanza che qualcosa di simile mi sarei dovuto aspettare, ma viverlo, ve lo posso assicurare, va ben oltre la mia fantasia. Come ho già detto, l'energia che si respira all'interno di questa festa, e qui gli organizzatori sono stati dei grandi, Frankie, che col suo invito ha spinto me e la Giovanna ad arrivare fin qui da loro, Donato e Mike Manetta e poi tutte le altre persone che in qualche modo hanno realizzato e hanno fatto grande questo Mad Run 2019, hanno davvero lasciato un grosso segno, e soprattutto sto già pensando come affrontare la trasferta per il prossimo anno, perché è un evento in cui non si può mancare. Il divertimento va ben oltre alle aspettative e sono sicuro che il 2020 sarà qualcosa di grandioso.